Bene, intanto benvenuti a questa settima edizione e anche così numerosi degli Stati Generali della Green Economy del 2018, organizzati come sapete dal Consiglio Nazionale della Green Economy, che comprende 66 organizzazioni di imprese, per limiti di tempo non le posso citare tutte. È organizzato in collaborazione col Ministero dell'Ambiente, dove si riunisce il Consiglio Nazionale della Green Economy, e ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea. Ringrazio anche i relatori di questa mattinata che discuteranno con noi, e sono Maria Alessandra Gallone, Riccardo Pase, Andrea Orlando e permettetemi un ringraziamento particolare al nuovo Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che ringrazio veramente di aver accolto il nostro invito a partecipare a questa iniziativa. Anche quest'anno presentiamo una relazione sullo stato della Green Economy. Abbiamo voluto focalizzare come primo tema non i problemi, perché questi li conosciamo, ovviamente non possiamo certo trascurare l'impatto della crisi climatica sul nostro territorio e sul nostro paese, veramente drammatico, ma volevamo sottolineare, non questo che non ha bisogno di essere sottolineato purtroppo, ma invece i potenziali positivi della Green Economy, che ha proprio questa vocazione, direi, cioè quella di trasformare le sfide, i problemi in opportunità. Abbiamo quindi ipotizzato una decina di misure per la Green Economy e affidato ad esperti lo studio degli impatti economici e occupazionali di queste misure nei prossimi 5 anni. Le misure sono puntare verso il raddoppio delle fonti rinnovabili, è la traiettoria dell'Accordo di Parigi, e promuovere la riqualificazione energetica, soprattutto profonda, degli edifici, realizzare i target avanzati di riciclo verso l'economia circolare, realizzare il programma di rigenerazione urbana, raddoppiare gli investimenti nell'eco-innovazione, attivare le misure per una mobilità urbana sostenibile, potenziare l'agricoltura ecologica e di qualità, riqualificare il sistema idrico nazionale, rafforzare, ovviamente questo oggi andava messo in primo, come primo, la prevenzione del rischio idrogeologico, completare le bonifiche dei siti contaminati. Queste 10 misure abbiamo stimato il valore aggiunto, l'unità di lavoro annuali, l'unità di lavoro anche indotte, oltre che dirette e indirette. Sempre per sintesi vi porto le conclusioni. Con 7-8 miliardi di investi pubblici annui se ne attiverebbero circa altri 21 privati. È difficile avere investimenti pubblici che possano avere un effetto moltiplicatore di questo genere. Si genererebbe un valore di produzione pari a una media di 74 miliardi all'anno, si genererebbero circa 440.000 unità lavorative in media in più all'anno e, tenendo conto dell'indotto, si arriva a 660.000. Anche quest'anno la relazione sullo stato della Green Economy fa il punto sulle tematiche strategiche, cercherò di essere rapido. Purtroppo, secondo le stime preliminari del 2017, le emissioni nazionali di gas serra potrebbero essere nuovamente tornate a crescere anche di poco, ma se guardate quel grafico vedrete che negli ultimi 4 anni, in presenza di una modesta ripresa economica, il processo di decarbonizzazione in Italia, come nel resto d'Europa, sembra essersi fermato. Vedete, è calato prima e poi si va come stabilizzando. Ovviamente questo non è assolutamente in linea con l'Accordo di Parigi, che richiederebbe invece un drastico calo delle emissioni. Fonti rinnovabili ed efficienza energetica ovviamente sono quelle policy che producono
la riduzione o meno delle fonti rinnovabili. Nell'ultimo triennio, in concomitanza con la modesta ripresa dell'economia, i consumi di energia sono tornati a crescere da 166 a oltre 170 megatep tra il 2014 e il 2017. Negli ultimi anni in Italia i progressi nell'efficienza energetica sono stati inferiori a quelli degli altri grandi partner europei. Nel 2017 le fonti rinnovabili soddisfano il 17,7% del fabbisogno di energia, dopo un periodo di crescita sostenuta tra il 2005 e il 2013, guardate anche lì nell'ultimo quinquennio, la linea nera, sono cresciute di poco. I dati del primo semestre del 2018, particolarmente piovoso, indicano che la produzione idroelettrica è tornata a crescere ed era quella che era più fortemente calata negli anni precedenti. L'economia circolare è l'uso efficiente delle risorse. Nel riciclo dei rifiuti speciali siamo fra i leader in Europa, anzi direi che siamo il leader. Nel 2016 sono stati riciclati in Italia 91,8 milioni di tonnellate di rifiuti, pari al 65% di quelli prodotti. Per tasso di circolarità, l'Italia col 18,5 è la prima fra i 5 principali paesi europei, vedete l'istogramma, prima della Francia, del Regno Unito, ma anche della Germania e della Spagna. Nel riciclo dei rifiuti urbani, con il 13,55 milioni, col 45% dei rifiuti prodotti, siamo al secondo posto in Europa dietro la Germania. Abbiamo aumentato una posizione rispetto al 2014 e abbiamo un'ottima performance per i rifiuti di imballaggio col 67%. L'ecoinnovazione, l'Italia con un punteggio dell'EcoIS di 113, il punteggio, si trova in una posizione medio-alta, superiore alla media europea, ma al pari con l'Austria, ma dopo la Svezia, Finlandia, Germania e Danimarca. L'agricoltura biologica nel 2017 ha avuto un grosso incremento, più 20% rispetto al 2016, è veramente un salto, raggiungendo 1,8 milioni di ettari. Dopo la Spagna, l'Italia è il paese europeo con la più ampia superficie dell'agricoltura biologica, siamo prima della Francia e anche della Germania. Anche le produzioni agricole di qualità certificata hanno raggiunto il valore di 15 miliardi, quindi un impatto economico molto importante. Il consumo di suolo, dell'elevato consumo di suolo paghiamo i costi anche con la minor capacità di assorbimento delle precipitazioni e quindi l'accumulo più rapido e pericoloso delle piene. Secondo il recente rapporto dell'Istra, nel 2017 ha proseguito col ritmo di 15 ettari al giorno. L'Italia rimane fra i paesi europei con la più alta percentuale di consumo di suolo, mentre la spesa per la protezione della biodiversità e del paesaggio è molto bassa e addirittura diminuita. Dal 2010 689 milioni di euro a 524 milioni nel 2017. La mobilità sostenibile. L'Italia è il paese, come è noto, col più elevato numero di auto, 613 ogni 1000 abitanti, ma è sempre più un paese importatore di auto. Nel 2000 ne producevamo 1.400.000, nel 2016 abbiamo praticamente dimezzato a 700.000. Tenete conto che a fronte di 10 nuove vetture immatricolate in Italia se ne producono 4. In Germania su 10 immatricolate se ne producono 17, in Spagna 20 e in Francia 8. Allineando le principali città italiane alla situazione attuale di Milano, sarebbe possibile aumentare l'immissione di 5.000 auto elettriche all'anno nelle flotte condivise, per esempio sharing, nel prossimo quinquennio.
L'elettrificazione della mobilità può toccare altri segmenti di veicoli, quali quelli commerciali leggeri, gli scooter, i bus e le biciclette. Bisogna prestare maggiore attenzione perché il gap non si riproduca anche nei nuovi mezzi ecologici. Nella top 10 delle vendite nel 2017, né nella categoria dei veicoli ibridi, né in quelli ibridi plug-in, né in quelli elettrici, non figura un'auto prodotta in Italia. Abbiamo fatto un focus in questa relazione sul cammino verso le green city, perché le green city, le città, sono un punto di snodo decisivo della green economy. Nelle città italiane, e questo dico la verità, a me ha colpito, l'abusivismo edilizio è aumentato. Dal 2005 era l'11,9 al 19,4 nel 2017, dati elaborazione Cresme su dati Istat. L'abusivismo edilizio al sud e nelle isole nel 2017 raggiunge ancora il 50%, vuol dire ogni due nuove costruzioni una è abusiva. È veramente... Il verde pubblico nelle città presenta valori bassi, intorno al 5%, ben 96 dei 119 comuni capoluoghi di provincia analizzati da ISPRA, il dato recente del 2017. Nel 2017 solo in 8 città capoluogo italiane gli spostamenti con il trasporto pubblico a piedi e in bicicletta superano il 50%. L'Italia è il paese europeo con più alto numero di decessi prematuri per l'inquinamento dell'aria. Vado un po' in fretta. In Italia la situazione delle perdite delle reti idriche in 116 capoluoghi di provincia analizzati ha una media del 38,2% dell'acqua immessa in rete. Perdite superiori al 60% si verificano in 7 città capoluogo. La raccolta differenziata è cresciuta parecchio, però se guardiamo 32 province con livelli di raccolta differenziata sopra il target del 65%, quindi avere 32 province sopra vuol dire che è un buon risultato. Purtroppo solo 25 di queste sono localizzate nel nord. 2 al centro e 5 al sud, continua ad esserci una differenza territoriale significativa anche nella raccolta differenziata. Nel 2015 su 166 miliardi di investimenti in abitazione, il 73% sono relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio esistente. L'investimento nella manutenzione straordinaria è cresciuto dal 77 miliardi nel 2007 a 85,7 nel 2016 ed è grande due volte il mercato delle nuove costruzioni. I risparmi energetici conseguiti dagli interventi di efficienza attivati dalle detrazioni nel periodo 2007-2016 sono stati pari a 430 kWh anno. Gli investimenti attivati ammontano nel triennio a circa 9,5 miliardi di euro. A livello internazionale proprio due flash, poi comunque avete copia della relazione, penso che ve la potete leggere con più calma. C'è questo dato che è preoccupante, l'aumento delle emissioni mondiali di CO2 dell'1,5% nel 2017, dopo tre anni di emissioni, vedete la curva, di carbonio stabili e lievemente diminuite, sono tornate a crescere e i dati del primo semestre purtroppo sembrano confermare questo aumento anche nel 2018. L'accordo di Parigi entra in vigore perché raggiunge il quorum nel 2016, il primo anno di applicazione dell'accordo di Parigi abbiamo un aumento, è certo che la questione è piuttosto preoccupante.
I dati globali sulla green economy sono incoraggianti, c'è l'ultimo rapporto OCSE recentissimo e segnala veramente progressi nella maggior parte dei paesi, ne analizza 46, però sono il grosso dell'economia mondiale. Utilizzano meglio le risorse disponibili, i servizi ambientali in maniera più efficiente, riducono l'inquinamento, i rischi. Molti paesi hanno stabilizzato l'estrazione di risorse naturali e stanno adottando pratiche di gestione più sostenibili. Attenzione però, questi progressi non sono sufficienti perché le emissioni di gas serra continuano ad aumentare, questo è un indicatore fondamentale ormai su scala globale, e anche purtroppo gli indici di degrado del capitale naturale non danno segni di inversione di tendenza, cioè continua il degrado del capitale naturale su scala globale. Il Consiglio Nazionale della Green Economy, con una discussione approfondita, perché sono 66 organizzazioni, quindi con un dibattito partecipato che ha occupato due sessioni del Consiglio, ha alla fine varato queste sette priorità approvate nella riunione del 10 ottobre della Green Economy per la 18ª legislatura, ne farò una breve carrellata. La prima, rilanciare le rinnovabili e l'efficienza per affrontare la sfida climatica e rinnovare il sistema energetico. Ovviamente si tratta di attuare l'accordo di Parigi che richiede di ridurre le emissioni di gas serra almeno del 50% entro il 2030. Ricordo che lo scenario dell'IPCC, questo rapporto speciale che ha appena presentato per il non superare il grado e mezzo, indica come obiettivo al 2030 40-60% di riduzione come intervallo diciamo più confidente con lo scenario del grado e mezzo. E poi di oltre l'80% al 2050, lo scenario IPCC dice, per stare nello scenario grado e mezzo, anche questo accordo di Parigi andrebbe abbassato addirittura 90 o verso l'azzeramento anticipato rispetto all'ipotesi dell'accordo di Parigi. Quindi entro il 2030 devono essere raddoppiate le fonti energetiche rinnovabili, almeno al 35% del consumo finale di energia, e almeno del 35% vanno ridotti i consumi tendenziali di energia. Ma questi obiettivi possono portare grandi vantaggi non solo ambientali, ma economici, occupazionali, tecnologici, e vanno finanziati. Il Consiglio della Green Economy propone di istituire un fondo nazionale per la transizione energetica alimentato con misure di carbon pricing, compresa una carbon tax progressiva da associare a meccanismi di tutela della competitività, meccanismi di border tax, e con una graduale riallocazione dei sussidi esistenti dannosi per l'ambiente. Su questi sussidi sta facendo un lavoro molto interessante il Ministero dell'Ambiente. Puntare sull'economia circolare, valorizzare i buoni risultati già raggiunti e attuare efficacemente il nuovo pacchetto di direttive europee. E, come sapete, il Parlamento sta approvando la delega per il decreto legislativo di recepimento e con l'anno nuovo entreremo proprio in fase di recepimento con il nuovo, forse più, provvedimenti attuativi. L'Italia deve mantenere e valorizzare la posizione di leader europeo nell'uso efficiente delle risorse e nel riciclo dei rifiuti e fare dell'economia circolare una leva fondamentale di sviluppo della sua green economy. E il recepimento del nuovo pacchetto di direttive va utilizzato per consolidare i punti di forza e per fare ulteriori passi avanti. Rafforzare quindi la prevenzione della produzione di rifiuti. Qui alcune cose sono già annunciate nella prossima legge finanziaria. Bisogna fare di più per l'ecodesign, le simbiosi dei processi produttivi, la gestione dei sottoprodotti
contrastare l'obsolescenza programmata, migliorare la durata dei beni, gli utilizzi condivisi, quindi la sharing economy, la riparabilità e la riutilizzabilità dei prodotti. Per raggiungere i nuovi obiettivi occorre rafforzare il riciclo, migliorando la riciclabilità dei prodotti, sviluppando il mercato di sbocco dei beni riciclati, anche assegnando loro una effettiva priorità negli acquisti pubblici, il Green Public Procurement, risolvendo con urgenza le problematiche dell'end of waste, come molte organizzazioni e imprese stanno, della Green Economy stanno sottolineando. Speriamo che ci diano delle novità, sappiamo di intese parlamentari e di una determinazione del Ministro Costa in questa direzione, promuovendo le filiere produttive circolari e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclo, recuperando rapidamente i ritardi che permangono in alcune regioni nelle dotazioni impiantistiche, nella quantità e qualità delle raccolte differenziate, mantenendo e difendendo le buone iniziative già esistenti per l'esercizio della responsabilità dei produttori, che va estesa e rafforzata. Promuovere l'elevata qualità ecologica quale fattore decisivo per il successo delle imprese italiane. Il Made in Italy di successo è inscindibilmente legato alla qualità e alla bellezza, che non sono oggi credibili senza un'elevata qualità ecologica. Occorre supportare l'adozione di processi produttivi e prodotti sempre più green, indirizzare la digitalizzazione al centro del programma Imprese 4.0 per supportare la promozione di sistemi di governance partecipativi orientati alla qualità ecologica per la gestione dei cicli di produzione e di consumo secondo criteri dell'economia circolare, per l'implementazione di piattaforme digitali in grado di promuovere e sostenere la diffusione di buone pratiche e buone tecniche. Serve una riforma della fiscalità in chiave green per accompagnare il mercato, sia dal lato dell'offerta che della domanda, verso processi, prodotti e servizi a basse emissioni, ad alta efficienza nell'uso delle risorse. E va infine assegnata un'adeguata attenzione alle politiche pubbliche, alle semplificazioni delle procedure amministrative per le imprese italiane che producono beni e servizi di elevata qualità ecologica. Bisogna assicurare lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, di qualità e multifunzionale. La politica, la riforma della PAC per il periodo 2021-2027 deve favorire una maggiore diffusione di buone pratiche e processi tipici della green economy per generare benefici economici, ambientali e sociali. Promuovere e tutelare con maggior forza l'agricoltura italiana orientata alle qualità, alla sicurezza, riconoscendo il valore delle sue produzioni sostenibili, di quelle biologiche, di quelle legate alla varietà delle specie coltivate e allevate e ai valori culturali e paesistici locali. Preservare, mi date un po' d'acqua? Un po' d'acqua, nessuno. Preservare le aree agricole, i pascoli, grazie, i pascoli e il patrimonio forestale, valorizzando il loro ruolo strategico, multifunzionale e circolare. Favorire il ruolo dell'agricoltura e della selvicoltura anche come fonti di produzione di energie e di materiali rinnovabili per la bioeconomia, non in competizione con la produzione di alimenti. Supportare la gestione attiva del patrimonio silvopastorale, contrastando l'abbandono con strumenti economici e fiscali che premino i gestori e le imprese forestali impegnate a garantire una produzione sostenibile, l'erogazione dei servizi ecosistemici, nonché a contrastare il rischio degli incendi. Far cambiare direzione alla mobilità, in particolare a quella urbana. Nelle città bisogna puntare su un'offerta di trasporto multimodale, non più basata sull'uso dell'auto privata,
ma su un'accessibilità diffusa ai vari servizi di mobilità condivisa, dal trasporto pubblico ai diversi mezzi della sharing mobility, anche integrati fra loro, nonché al maggior ricorso alle aree pedonalizzate e alle piste ciclabili. Per abbattere le emissioni di gas serra e l'inquinamento dell'aria nelle città, occorre arrivare entro un termine definito alla fine dell'immatricolazione di nuovi veicoli diesel e a benzina. Promuovere la rapida elettrificazione del settore e l'utilizzo di biocarburanti avanzati e sostenibili, fra i quali sono da segnalare le potenzialità del biometano. Nella fase di transizione occorre favorire anche la sostituzione con mezzi ibridi e a gas, nonché un'adeguata infrastrutturazione per il rifornimento e la ricerca, prestando la dovuta attenzione agli adeguamenti necessari per lo sviluppo, appunto, della filiera produttiva italiana. Attivare, mi avvio alla fine, un programma nazionale per la rigenerazione urbana supportato con gli strumenti e gli indirizzi delle Green City. Per la rigenerazione delle città italiane guidata dai principi e dagli indirizzi delle Green City serve un programma nazionale attuato in stretto collegamento con i comuni e le regioni, dotato di adeguati finanziamenti pluriennali e sostenuto con strumenti economici e fiscali innovativi che favoriscano anche le iniziative dei cittadini. Con la rigenerazione urbana si ferma anche il consumo di suolo, risorsa scarsa e limitata, facendo fronte al fabbisogno di insediamenti attraverso il recupero e il risanamento di aree già urbanizzate, di aree industriali dismesse, di edifici vuoti e abbandonati. La rigenerazione delle città deve basarsi su progetti e interventi di manutenzione, recupero, riqualificazione profonda del patrimonio esistente, di bonifica, riuso di aree inquinate, degradate, dismesse, di sviluppo delle infrastrutture verdi, urbane e periurbane e di messa in sicurezza antisismica e idrogeologica. La rigenerazione deve promuovere la diffusione della strumentazione tecnica, anche digitale, e delle soluzioni progettuali avanzate ormai veramente disponibili, dai materiali della bioedilizia alle tecnologie bioclimatiche, a quelle a basso consumo energetico e ai processi circolari di gestione delle risorse. Infine, e certo non per importanza, tutelare e valorizzare il nostro capitale naturale. Per migliorare la tutela del capitale naturale è necessario tener conto del suo valore nella definizione delle politiche di gestione del territorio e delle scelte di sviluppo economico. Occorre promuovere il risparmio idrico e un più esteso riutilizzo delle acque, la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee richiede maggiore impegno. Sono urgenti interventi per assicurare una buona e sufficiente distribuzione dell'acqua per tutti e per tutto il Paese, per rinnovare e riparare le reti idriche minimizzando le perdite. La crisi climatica, e non potevo non chiudere con questo, sta alimentando su sempre più frequenti alluvioni e frane. Bisogna capire che la crisi climatica è un'effettiva priorità e richiede misure di transizione energetica molto forti. L'Italia, secondo le Nazioni Unite, è fra i 10 paesi al mondo a maggiore rischio a fronte della crisi climatica. Dobbiamo quindi essere in prima fila nelle politiche di mitigazione e di adattamento. Abbiamo bisogno quindi di dare una forte spinta, non solo alle misure di mitigazione, gran parte delle cose che il Consiglio della Green Economy ha proposto hanno effetti di riduzione importante delle emissioni di gas serra, ma anche di adattamento al cambiamento climatico, che ormai è in atto, che deve tradursi poi in interventi più rapidi e incisivi, queste misure di adattamento, di attenuazione dei rischi e dei danni, finanziate con risorse spendibili e certe nel tempo.
Abbiamo buone pratiche e progettazioni avanzate già disponibili che integrano anche qui interventi, non si parte da zero, interventi di recupero ambientale, di rinaturalizzazione, miglioramento delle reti idrogeologiche, delle zone umide, delle aree naturali, con quelli di attenuazione, assorbimento delle piene e di prevenzione delle frane. Far fronte a questa nuova fase storica di rischio climatico è veramente una sfida di vastissima portata, ma è anche una straordinaria occasione di cambiamento, di nuove attività e di sviluppo di una nuova e green economy. Grazie per la vostra attenzione.